One Podcast. Sono passati 9 giorni dalle elezioni e aspettiamo la nascita del nuovo governo. Elezioni verso il nuovo governo, un podcast di Massimo Giannini. Nell'inverno senza gas russo non sarà l'Europa a riscaldarci. L'Unione procede in ordine sparso, altro che difesa delle democrazie contro le autocrazie, altro che fronte comune contro lo zar Putin, altro che argine ai populismi. Bruxelles cede, non tiene da nessun punto di vista. La Commissione arriva fino al punto da sconfessare i suoi stessi commissari, Gentiloni e Breton, che avevano formulato una proposta comune per intervenire con misure condivise e frenare così la rincorsa dei prezzi, non soltanto quelli del gas. Niente, non c'è stato nulla da fare, tutto è saltato, tutto rinviato. Guai per l'Italia, isolata. Persino Palazzo Chigi adesso avverte Meloni, come racconta la stampa in un retroscena. Occhio all'asse franco-tedesco, perché è vero che lo strappo di Scholz è stato un trauma per tutta la comunità, ma è anche vero che adesso Macron cerca di ricucire con la Germania e di concordare interventi intergovernativi fatti solo tra quei due stati. L'Italia rischia di esserne esclusa e invece deve in ogni modo cercare di essere di quella partita. Questo è il suggerimento che Draghi dà alla Meloni. E lo stesso Draghi, il premier uscente, dà un altro suggerimento alla premier entrante e dice: attenzione al PNRR, che è di tutta l'Italia e non di questo o quel partito che se lo cambia come vuole. Non funziona così. E questo è un altro avvertimento molto chiaro a chi all'interno di Fratelli d'Italia è ancora convinto che il PNRR si possa rinegoziare. Se questo succedesse contro la volontà dell'Unione, noi perderemmo quei fondi. Questo è il messaggio forte che lancia Mario Draghi. Dunque, sentiero stretto per la Premier in pectore, come lo è quello per formare il governo. Il nodo da sciogliere ormai è chiaro, è sempre lo stesso. È la Lega e la sua presenza dentro il nuovo esecutivo. Si è riunito il federale del Carroccio, organo interno a quel partito, e lì, ancora una volta, altro che crisi o autocritica dopo il tracollo elettorale del 25 settembre, l'esatto contrario, tutti con Salvini, il capitano che le ha prese di brutto al voto e che comunque continua invece a incassare il sostegno dei suoi fedelissimi, proprio tutti, compreso quel Giancarlo Giorgetti, eterno candidato alla successione, mai invece capace neanche di provarci, mai di provare a giocare la partita. Ormai Giorgetti ricorda sempre di più Angelino Alfano ai tempi di Berlusconi, l'eterno delfino poi diventato tonno. Per il Carroccio Salvini è il candidato naturale al Ministero degli Interni, alla faccia di Meloni, che invece in quel ruolo non lo vuole e non lo vede. Ha messo un veto appoggiandosi dietro a quello di Mattarella. Ma come è evidente, per la sorella d'Italia si profila una vera e propria battaglia sul Viminale, nella quale può sperare solo sull'aiuto del Quirinale, perché per il resto la Lega non molla e questo determina a cascata un gigantesco problema nella formazione di tutto il governo. Perché è chiaro che se Meloni mantiene salda la barra del timone e al Viminale vuole un tecnico, poi può imporre la stessa scelta anche negli altri dicasteri chiave, a partire da quello dell'economia, per arrivare forse anche a quello degli esteri. Se invece cedesse sul Viminale, a cascata anche gli altri ruoli potrebbero finire nelle mani della politica e questo determinerebbe un minor livello, una minor qualità della nuova squadra. Sarebbe un guaio per il nostro paese. Però Salvini resta la tigre di carta che tutti i suoi incitano a mordere, anche se a denti non più così taglienti. Da una tigre di carta agli occhi di tigre, e parliamo del PD, dove lo psicodramma continua e adesso si sfila dalla corsa, anzi sarebbe meglio dire dal concorso di bellezza per la leadership, anche Peppe Provenzano, già vice segretario di Enrico Letta, che dice: io in queste condizioni non concorro, dobbiamo ripartire e rifondare ex novo tutto il partito. Lo stesso ragionamento che fa anche il padre del PD, Walter Veltroni, che chiede al partito di ritrovare la sua vera identità. E lancia però un allarme più generale. Il 36% degli italiani non è andato a votare. Un ceto politico riflessivo dovrebbe fermarsi a parlare di questo, abbandonando il presentismo esasperato e l'affannoso rincorrersi di parole vuote. Questo dice il padre del PD. Parole vuote come le urne, in attesa che la recessione e l'inflazione, il caro gas e il caro vita facciano riempire le piazze, sempre più arrabbiate, sempre più affamate. Elezioni verso il nuovo governo, un podcast di Massimo Giannini.
Montaggio Daniele Palmieri. Una produzione One Podcast.